Buonasera a tutti. Vista la serata calda, possiamo anche dare inizio a questo bellissimo, atteso e piacevolissimo incontro con Lorenzo Marone, che ringrazio subito e per il quale chiedo subito un grande applauso. Grazie, grazie. Saluto tutti voi presenti che avete accettato il nostro invito. Mi rendo conto che insomma il 20 luglio è un po' difficile fare queste cose, però per avere la disponibilità di Lorenzo Marone abbiamo accettato anche questo. E quindi, però, dicevo con degli amici prima che per poter gradire il fresco successivo della serata bisogna un po' soffrire adesso, e quindi dopo vedrete che si sta bene. Io veramente questa sera sono molto felice e contento, perché probabilmente si concretizza un po' anche un nostro piccolo obiettivo, cioè quello di far diventare Palazzo Marone un vero e proprio contenitore di cultura. E io credo che questa sera, con le persone che sono al tavolo, quindi approfitto per salutare l'amico Gerardo Marotta, che è qui con noi, presidente dell'associazione Libertas, la dottoressa Giuditta Casale, Angela D'Alto, la vice sindaco di Monte San Giacomo, nonché assessore alla cultura, e la nostra, noi la chiamiamo la nostra direttrice Barbara D'Alto, che stasera è di nuovo con noi in questo. E quindi, dicevo, si concretizza un nostro sogno, cioè quello di farlo diventare un vero e proprio luogo di cultura. E questa sera, con le persone che sono al tavolo e con gli autorevoli esponenti della famiglia Marone, quindi saluto l'avvocato Gerardo Marone e il fratello Riccardo Marone, le rispettive consorti, ma consentitemi di salutare soprattutto e ringraziare soprattutto Gisella Macchiaroli, perché è stato un po' lei, insieme all'avvocato Gerardo Marone, i cosiddetti gancio per avere la disponibilità di Lorenzo Marone. Quindi ecco, questa sera a mio avviso c'è un connubio veramente straordinario tra la cultura e Palazzo Marone. Questo è stato un po' il nostro intento quando abbiamo accettato di recuperare questo storico palazzo, che riteniamo appunto sia stato un palazzo in cui c'è stata cultura, ma c'è stata anche la storia, se vogliamo, del Mezzogiorno. E quindi questo si arricchisce ancora di più. Chi ha avuto la possibilità di fare un giro stasera ha visto che da pochi giorni sono arrivati degli scatoloni con dei libri di un altro esponente importante della cultura di Monte San Giacomo, Pietro La Piglia. Quindi Palazzo Marone si arricchisce di un'altra grande, di un altro grande patrimonio librario. Infatti l'erede di Pietro La Piglia, il dottore Francesco La Piglia, ha voluto donare la biblioteca dello zio a questo palazzo. E quindi di questo noi non possiamo che esserne grati, e a breve cercheremo di allestire e di sistemare tutti i volumi che sono arrivati. Questo per dire che, ecco, insomma, di anno in anno, a partire da quel famoso 2010, quando con l'ex governatore della regione Campania inaugurammo, Antonio Bassolini, inaugurammo Palazzo Marone, in questo palazzo si è continuati a fare cultura, si è continuati a produrre soprattutto eventi che potessero in un certo senso far crescere anche la nostra comunità. E ecco perché stasera sono particolarmente felice, proprio perché si
realizza in un certo senso anche un nostro. Arrivano gli amici e i rappresentanti della Banca Montepruno di Roscigna, Antonio Mastandrea, Cono Federico e Antonio Pandolfo, grazie. E allora ecco, io saluto naturalmente, non mi sono dimenticato, Pierino, saluto gli amici della stampa, Pierino Cusato, Aldo Bianchini, c'è Antonio Romano e c'è Rosa Romano di Uno TV. E a loro naturalmente affido anche quello che può essere il commento della serata, perché ripeto, per noi è una serata importante ed è una serata che speriamo venga ricordata da tutti, non solo per il caldo ma soprattutto per il livello culturale che questa sera si andrà a concretizzare. Io saluto tutti quanti gli altri amici che sono qui in sala, in particolare consentitemi di salutare Pietro Costa, che da poco insieme alla dottoressa Gisella Macchiaroli al Castello di Teggiano hanno fatto un altro grande evento per il Ballo di Diano, Bacas, questa mostra di cultura, di arte dei borghi antichi, e che, come vedi Pietro, credo che Palazzo Marone si candidi già per poter fare un Bacas qui a Monte San Giacomo. Promesso? Sì. Va bene. Saluto anche il nipote, il cugino, cioè di Lorenzo, Armando Marone, non c'è il papà, che salutiamo lo stesso, tuo tramite, e tutti gli altri parenti della famiglia Marone che veramente ci hanno onorato questa sera della loro presenza. Io per il momento mi fermo, mi taccio, anche perché c'è Gerardo Marotta che tra poco farà una lunghissima e caldissima relazione. Grazie. Buonasera a tutti, benvenuti a Palazzo Marone. Il sindaco ha un po' detto già tutto, ha spiegato il perché di questa nostra iniziativa e soprattutto ne ha spiegato anche le suggestioni più profonde che in qualche modo ci toccano e ci riguardano e che vanno anche un po' oltre l'evento letterario, culturale. In sé, che pure è di grandissimo pregio, che quindi per noi diciamo è sicuramente importantissimo. Però, come ho avuto modo di dire anche in un'altra occasione, in un'intervista proprio per preannunciare questo evento, questa sera forse la suggestione maggiore è come in qualche modo, anche guardando quella fotografia sullo sfondo che raffigura tutti i membri della famiglia Marone, anche i giovanissimi fratelli in prima fila, con lo zio Gerardo, insomma con Marino Marone, col papà di Armando, mi sembra quasi come se si chiudesse idealmente un cerchio anche emotivo della storia di questa famiglia straordinaria che ha dato tanto al comune di Monte San Giacomo, non semplicemente in termini materiali, naturalmente potete tutti vedere la bellezza di questo palazzo, ma per quello che ha rappresentato in termini di progresso culturale soprattutto, perché la famiglia Marone, chi è di Monte San Giacomo, chi è del Vallo di Diano lo sa, insieme alle famiglie Macchiaroli di Teggiano, erano dei punti di riferimento anche della cultura liberale antifascista, che hanno dato un grande contributo al progresso del Vallo di Diano da tutti i punti di vista. Ecco Lorenzo, noi più volte abbiamo detto che questo palazzo, ne abbiamo parlato tante volte con tuo padre, soprattutto con l'avvocato, con tuo zio che è più presente insomma a San Giacomo, ci onora più spesso della sua presenza, questo palazzo basterebbe solo visitarlo, fare un giro per sentire quasi raccontati due o tre secoli almeno di storia d'Italia e di storia del Mezzogiorno. Avete visto di là, chi ci è venuto per la prima volta, avete potuto vedere oltre alla biblioteca la lettera di Amendola, che è stato ospite di Marone, Ungaretti che ha scritto alcune delle sue lettere dal fronte, proprio da qui. Ricordo una bellissima lettera che pubblicò Repubblica un po' di tempo fa di un giovane Giorgio Napolitano che dopo essere partito per il militare
scriveva al suo padrino Gherardo Marone raccontandogli come aveva trovato cambiata Napoli dopo essere tornato, un napolitano ventenne, un napolitano che grazie anche a Gerardo Marotta all'epoca avemmo ospite qui. Quindi dico tutto questo per dire che questo per noi non è un semplice palazzo in cui si svolgiamo presentazioni di libri, cose pregevolissime per carità, ma è, diciamo, un po' il cuore pulsante. È un'ottima idea questa, devo dire. Un applauso al sindaco che ha fatto una cosa molto riformista, un po' d'aria ci vuole. Dicevo, è proprio il cuore pulsante di questa comunità in tutti i sensi. Noi siamo stati, abbiamo cercato, ecco, abbiamo avvertito molto l'eredità di questo palazzo, lo dicevo prima, lo spiegavo, la famiglia Marone l'ha donato al comune e noi ci siamo sentiti, ero giovanissima consigliera comunale, quindi ho iniziato insomma parecchi anni fa e devo dire le amministrazioni che poi si sono susseguite, perché questa è un'amministrazione che arriva in continuità con le precedenti, hanno lavorato sentendo molto, in particolare il sindaco, ma anche io che ho avuto l'onore di affiancarlo e di rivestire, di avere la delega alla cultura, abbiamo sentito molto il peso di questa eredità e quindi abbiamo pensato che questo palazzo dovesse non restare il solito luogo, tra virgolette, morto, il solito museo da far da aprire una volta ogni tanto eccetera, ma l'abbiamo voluto rendere un luogo vivo, quindi qui si svolgono rassegne teatrali, c'è una tutta una parte nuova, Officina Cultura, in cui i ragazzi possono suonare, possono riunirsi, le manifestazioni che facciamo sono tante, di vari livelli, di varia natura, anche di vario pregio, certo questa di stasera diciamo è sicuramente di un livello eccelso, ma ci teniamo tanto e anche per questo approfitto per ringraziare anche gli amici della Banca Montepruno che ci hanno raggiunto, perché noi un anno fa, grazie a loro, grazie alla generosità sempre della famiglia Marone, della Banca Montepruno e dell'Università degli Studi di Salerno, abbiamo sottoscritto un protocollo d'intesa e fatto il Centro Studi Marone, grazie al quale abbiamo avuto dei convegni molto interessanti, c'è stato Giulio Tremonti a parlarci di economia, ma abbiamo anche ospitato più volte l'Università di Salerno che si è delocalizzata e quindi si è spostata qui. Ecco, questo per dire che per noi questo palazzo è la nostra storia, la mia anche un po' familiare, diciamo, chi mi conosce sa perché dico questo, però è veramente patrimonio di tutta la collettività e di tutta la comunità. Tutto questo è stato possibile anche grazie al mitico Gerardo Marotta, alla sua associazione Libertas. Io vado velocissima, qualcosa l'ho detto, mi farebbe piacere stasera che Lorenzo e Giuditta, che ringrazio per aver accolto il nostro invito, avessero il loro tempo per, diciamo, per chiacchierare e per farci sentire, perché a volte capita che poi l'autore ha poco tempo e quindi questo non è bello, quindi vado velocissima, io invito Gerardo, di cui conosco la vulcanicità, diciamo, a contenere il suo impeto e anche i tempi dei suoi saluti, ma lo ringrazio per il sostegno che è sempre puntuale. Prego. Vabbè, io veramente vi ruberò pochissimo tempo, ma alcune cose non posso non dirle, insomma. Quindi un caro saluto a tutti voi che con la gradita presenza onorate l'incontro davvero speciale di questa sera, voluto dall'Associazione Libertas Antonio Nicodemo, che mi onoro di presiedere, e dal Comune di Monte San Giacomo, qui rappresentato ai massimi livelli dal sindaco architetto Raffaele Accetta e dall'eclettica vice sindaco e assessore alla cultura Angela D'Alto, impegnata questa sera come mediatrice e moderatrice dei lavori, con ciò offrendo a noi tutti il grande privilegio di ascoltarla nella sua eccelsa capacità espressiva e comunicativa. L'incontro è davvero speciale e direi storico, perché Lorenzo Marone, che nonostante la sua giovane età è già autore di grande successo, dopo le tante affermazioni riscosse sulle varie piazze d'Italia, ha sentito forte il richiamo del passato ed è venuto qui a Monte San Giacomo
per vivificare ed illuminare con la sua fama conclamata l'antica magione della sua nobile famiglia, di cui l'illustre antenato Gherardo ha lasciato indelebile traccia in campo letterario tra Napoli e l'Argentina nella prima metà del Novecento e perciò ricordato come intellettuale dei due mondi. La famiglia Marone, qui presente con Gherardo e Gabriella, Riccardo, Lorenzo, Armando, che vivamente ringrazio, come ben noto, riscuote sentite imperitura e gratitudine dalla comunità locale per avere donato al comune il ricco archivio di famiglia e lo storico palazzo di proprietà, che dopo la radicale e ben riuscita ristrutturazione eseguita con encomiabile e lungimirante finalità pubblica dalle amministrazioni accetta, è divenuto dinamico centro culturale dell'intero comprensorio, grazie all'impulso della stessa amministrazione comunale, segnatamente dell'assessore alla cultura, la nostra Angela, e delle associazioni di vario genere che operano sul territorio. Ma oggi la nostra comunità si ammanda di specifico legittimo orgoglio per la prestigiosa presenza tra noi di Lorenzo Marone, autore tra altri numerosi scritti dei libri di cui fra poco da par loro la scrittrice Barbara D'Alto, eccellenza letteraria della nostra terra e autrice di non pochi capolavori, relazionerà sui testi dell'autore e la blogger Giuditta Casale che converserà con Lorenzo Marone. Il nostro sodalizio con l'Università di Salerno, nel riscontrare il grande successo editoriale decretato dalla critica e dal pubblico dalla Tentazione di essere felici, ormai lontano 2015, presso la sala bottigliere della provincia di Salerno, ha curato la presentazione del bel romanzo, edito da Longanesi, ambientato a Napoli e, come avremo modo di sentire di qui a poco, incentrato sulla vita di Cesare Annunziata, dei suoi due figli Sveve e Dante con le loro complicate esistenze, di Marino, l'amico di sempre, di Eleonora, la gattara, di Rossana, sua passionale compagna, e della giovane ed enigmatica Emma. Ai lavori allora moderato dal professor Giuseppe Cocella, ordinario di filosofia del diritto dell'Università di Federico II di Napoli, prese parte numeroso e qualificato pubblico, fermo in sala in religioso silenzio ad ascoltare, dopo i saluti della mia modesta persona e del presidente della provincia, dottora Canfora, le interessanti e coinvolgenti relazioni del dottor Gianfranco Izzo, già procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore e nostro stimato presidente onorario, del professore Aurelio Tomasetti, rettore dell'Università di Salerno, e le appassionate conclusioni dell'autore. L'opera, che ha ricevuto numerosi premi, conta ben 17 edizioni, 14 traduzioni all'estero ed ha liberamente ispirato il film La tenerezza del regista Giovanni Amelio, uscito nelle sale cinematografiche nello scorso 2017. Oggi credo proprio che il nostro sodalizio, nella sua ultra trentennale estività, volta in particolar modo a privilegiare la cultura, possa legittimamente iscrivere la tavola rotonda dei libri di Lorenzo Marone tra gli eventi più significativi, tra quelli curati durante il suo lungo e non sempre facile cammino, intrapreso e portato avanti con determinazione, unicamente per voler contribuire alla crescita del territorio. Infine, seppur il mio intervento è limitato ai saluti, non posso non riferire poche, sintetiche notizie sulla famiglia Marone, che da sempre, tra Monte San Giacomo e Napoli, ha dato prova di grande rigore morale, di coraggio civile e di intransigenza politica. Come scrive Armando Marone nel suo libro Giovanni Amendola, contro il fascismo nel Mezzogiorno, i Marone furono tra quei novatori e giacobini che auspicavano l'unità fra intellettuale e popolo, fra città e campagna, per l'instaurazione di un nuovo ordine. Figura importante più vicina ai nostri tempi è di certo Benedetto Marone, gentiluomo di viva intelligenza, di idee libertarie e progressista, nato qui a Monte San Giacomo il 20 aprile 1864 da Gerardo Garibaldino della prima ora e da Filomena Macchiaroli.
Emigrato in Argentina, alla morte del padre rientrò in Italia con tutta la famiglia. Assieme al fratello Francesco si avvicinò sempre più ai contadini, di cui avvertiva l'antica sofferenza, organizzando per loro scuole e corsi di agricoltura, fino a fondare la cooperativa di consumo Labor tra artigiani e contadini di Monte San Giacomo, che se non la prima, è di certo tra le prime cooperative sorte nell'Italia meridionale. Ho fornito queste poche notizie sulla famiglia Marone, abusando della vostra pazienza, al precipuo scopo di far conoscere e trasmettere tali nobili sentimenti alle giovani generazioni, affinché trovino in essi i riferimenti formativi da privilegiarne nel corso della propria esistenza a beneficio personale e della collettività. Saluto e ringrazio tutti voi per la gradita presenza, ma consentitemi di ringraziare in particolare tutti i componenti della famiglia Marone, la stampa qui rappresentata ai massimi livelli da Pierino Cusati, da Aldo Bianchini, la Banca Montepruno, come sempre, vicino a noi, veramente grazie per questa presenza continua e affettuosa, il vice direttore Cono, Federico, Antonio Mastandrea e Antonio Pandolfo, gli imprenditori, dottor Claudio Capozzoli, Ernesto Bochicchio, l'avvocato Luigi Stabile e consorte, il dottor Giovanni Ferro e la marchesa Luciana Ruggi d'Aragona, venuti appositamente da Salerno, l'ingegnere Antonio Pone. E che cosa? Vi ringrazio veramente tanto per questa attenzione. Un'ultima preghiera vi rivolgo, di ascoltare il messaggio che ha voluto inviare a questo nostro incontro dal dottor Gianfranco Izzo, che non è potuto essere presente. Mi dice: caro Gerardo, impossibilitato per impegni familiari a presentare la tavola rotonda sulla brillante attività letteraria di Lorenzo Marone, desidero far venire per il tuo tramite le mie vive congratulazioni all'autore. Invio i più cordiali saluti ai suoi congiunti, al sindaco, agli assessori, ai relatori e a tutti gli intervenuti alla significativa manifestazione nella splendida sede di Palazzo Marone. Gianfranco Izzo. Vi ringrazio e vi chiedo scusa per il tempo che ho rubato. Grazie Gerardo, come al solito mitologico, praticamente da questa sera lo possiamo nominare biografo ufficiale della famiglia Marone, che ha riconosciuto, cioè proprio ha ricordato tutti, credo, dalla settima generazione. E però ha fatto, perché come ho detto prima, come abbiamo un po' detto tutti, la storia di questa famiglia in qualche modo comunque ha segnato anche la storia della nostra comunità. Ma torniamo per un attimo al motivo per cui siamo qui stasera, cioè i libri di Lorenzo Marone. Raffaele lo diceva prima, il sindaco, noi abbiamo seguito da lontano in modo affettuoso questo exploit di Lorenzo, che sapevamo giovane avvocato e che poi abbiamo in qualche modo trovato e scoperto, forse lui stesso, diciamo, si è riscoperto scrittore a un certo punto della sua vita. E abbiamo seguito i suoi successi, le sue pubblicazioni. Questa sera vedo che le relatrici le hanno portati tutti, anzi vi invito soprattutto dopo al banchetto della Feltrinelli ad acquistare i libri, perché io lo dico sempre, lo sostengo, in ogni situazione i libri si acquistano, che è il modo migliore per sostenere la cultura e per sostenere la fatica e l'impegno di chi scrive. Quindi acquistiamo tutti quanti i libri, anche perché davvero ne vale la pena. Lorenzo ha scritto questi libri, La tentazione di essere felice, dal quale è stato tratto anche un film di Amelio,
Poi la tristezza e il sonno leggero, magari domani resto un ragazzo normale. Sono dei libri che hanno avuto mano a mano un successo straordinario. Io devo, sono sincera, quando li vedevo sempre, diciamo anche nelle top ten, all'inizio non avevo capito che fosse Lorenzo Marone il figlio di Riccardo, dell'avvocato Marone. Poi c'è stata questa scoperta felicissima, insomma, e questa... Quindi a maggior ragione abbiamo seguito Lorenzo in questo suo straordinario percorso, perché poi i suoi libri sono stati anche tradotti in varie lingue, quindi abbiamo seguito anche, diciamo, con affetto il padre, l'orgoglioso padre Riccardo, che per qualche volta si è lasciato andare un po' di più a qualche, diciamo, a qualche cenno di entusiasmo. E ovviamente sono dei libri. La cosa che mi ha colpito molto, oltre alla bellezza, al valore di questi libri, per le cose che poi saranno, dopo diranno, ma per qualcosa di brevissimo che mi permetterò di dire pure io, mi ha stupito la quantità di persone, anche tra virgolette insospettabili, che non sono la solita cerchia di quelli che leggono qualsiasi cosa, che hanno letto questi libri. In tanti mi hanno scritto, anche quando ho mandato degli inviti su WhatsApp, l'ho scritto su Facebook, ragazzi anche giovanissimi hanno scritto: che bello, li ho letti tutti, non sapevo che fosse originario di Monte San Giacomo. Ecco, io adesso, prima di presentare la prossima relatrice, che mi crea un po' di imbarazzo, quindi mi perdonerete per questo, volevo solo fare un piccolo riferimento a una cosa, alla biblioteca. La biblioteca, che si arricchirà della donazione del Fondo La Veglia, è una cosa alla quale teniamo molto, perché noi abbiamo sempre pensato che avere una biblioteca fatta come si deve in un comune, fosse quasi un gesto d'amore nostro nei confronti di una comunità. Le comunità sono fatte anche di luoghi simbolici, no? E una biblioteca è un luogo simbolico, e probabilmente dove c'è una biblioteca è come se ci fosse un cuore pulsante all'interno di una comunità. Ecco, detto questo, io adesso dovrei presentare mia madre, che dovrebbe relazionare sui libri, e sono abbastanza imbarazzata. Naturalmente non dirò quello che ha scritto e quello che ha fatto, ve lo risparmio, l'ascolterete, che sicuramente è meglio. Devo dire solo una cosa, che lei non sa: l'amore per la lettura, per la cultura, insomma, io lo devo a lei, quindi la voglio presentare con questa frase di un libro a me molto caro, che è Come un romanzo, di Daniel Pennac, che ho letto, straletto da ragazzina, e che lei mi ha fatto leggere, che dice: quel che abbiamo letto di più bello lo dobbiamo quasi sempre ad una persona cara, ed è una persona cara che subito ne parleremo, forse proprio perché la peculiarità del sentimento, come del desiderio di leggere, è il fatto di preferire. Amare vuol dire, in ultima analisi, fare dono delle nostre preferenze a coloro che preferiamo, e queste preferenze condivise popolano l'invisibile cittadella della nostra libertà. Noi siamo abitati da libri e da amici, e ovviamente da persone care. Prego. Beh, prima che la direttrice DALF comincia la sua relazione, devo dire che, ecco, con la sua presenza stasera veramente il connubio con Palazzo Marone si arricchisce, perché, come è noto, insomma, abbiamo anche a Monte San Giacomo questa grande eccellenza, perché la signora DALF è sicuramente nel mondo della cultura e della letteratura un'eccellenza straordinaria, a parte tutti i libri che già ha pubblicato, e possiamo pure anticipare che a settembre ce ne sarà un altro, è vero. E quindi noi, ecco, siamo orgogliosi, al di là del fatto che è anche una grande madre, lo so bene, perché è la madre della mia vice sindaca, e quindi è anche una grande madre, però, ecco, siamo orgogliosi di questa presenza, proprio perché, ecco, possiamo vantare di poter anche noi essere ai livelli, ecco, a cui è abituato. E quando ho saputo della presenza di Lorenzo Marone, ho subito detto: ci deve essere la signora DALF, perché è Grazie. Sicuramente l'unica che può metterci nelle condizioni di stare a quel livello. E se mi permette, sì, ho detto subito di fare attenzione alla registrazione, non possiamo perdere. No, non esageriamo. Buonasera. Leggendo i libri di Lorenzo Marone, viene subito in mente
un pensiero dello scrittore portoghese Antunes, che dice: un libro non è solo un oggetto che si legge, è anche un oggetto che si ascolta. È come se il lettore mettesse il libro accanto all'orecchio, come si fa con una conchiglia di mare, per sentire il rumore del mondo. Quando si legge un libro ben fatto, come nel caso dei libri di Lorenzo Marone, si vive la stessa percezione emotiva che si ha quando si ascolta un brano musicale, dove confluiscono una serie di elementi. Così si ha l'impressione di sentire il brusio dell'ambiente, il vento che passa tra gli alberi, il respiro del mare, la pioggia, i passi, le voci umane. La prima sensazione che ho avuto leggendo questi libri è stata quella di una fascinazione uditiva e insieme ad essa anche una fascinazione visiva. La scrittura di Lorenzo Marone è una scrittura verbovisiva, una felice ibridazione di arti visive, dalla scultura alla pittura, dalla pittura al delicato acquerello. Così l'autore descrive, sovrapponendoli, separandoli, mescolandoli, il paesaggio fisico e il paesaggio dell'anima. Ogni autore, si sa, deve fare i conti col suo tempo e le storie di Lorenzo Marone sono storie dei nostri tempi, storie che affascinano, che prendono, che coinvolgono, che si fanno leggere fino all'ultima pagina. Sì, ma non è solo questo. Ecco, vi dico le prime sensazioni. Un'altra sensazione è stata che quella di Marone non è un puro narrare. Lorenzo Marone, lo dico da lettrice, è uno scrittore troppo profondo, troppo, direi persino inquieto, per accontentarsi di narrare. È come se lui cercasse nella storia che racconta continuamente delle vie di fuga, degli spiragli, delle feritoie, dei tunnel per uscire dalla storia e per guardare la storia dall'esterno con occhio benevolo, con grande comprensione umana. Sono, in altri termini, storie e metastorie, sono storie che guardano se stesse. A me dà l'impressione che queste storie abbiano un valore aggiunto, cioè siano delle note a margine dell'esistenza. E il lettore si sente trascinato, si sente preso in tutta una serie di considerazioni, ecco, di note a margine dell'esistenza, perché come diceva Pessoa, noi siamo tutti incompetenti a vivere. E la letteratura ci dà questa forza di capire. Lorenzo Marone lo fa, no? Non è un puro narratore. Io qualche volta ho detto che un libro ben fatto è come un farmaco di ultima generazione, è a rilascio lento. I libri di Marone ti restano dentro, ti interrogano, ti strattonano. Mi sono accorta che mentre leggevo sospiravo, respiravo. Avevo quasi un po' così l'affanno. Sì, ti interrogano. Cioran diceva che un libro deve essere come un coltello infilato nella schiena del lettore. Cioran, si sa, era estremista nelle sue considerazioni, ma sono libri che hanno una doppia lettura, una lettura profonda. Forse ognuno di noi è una storia, noi siamo storie, la nostra vita è una storia, ma non ci rendiamo mai conto dell'entità, della fisionomia, fino a che non ti capita tra le mani un libro così che ti interroga sulla vita e la morte, la felicità, il dolore, il tempo che passa, il rapporto che hai con te stesso, con la tua infanzia. C'è un'espressione straordinaria, tutti noi ci portiamo un mucchietto di dolore incapsulato nell'infanzia, non una ferita, un mucchietto, tante piccole ferite, tante. Sì, tutti le abbiamo, ma quello che sconvolge è la parola incapsulato,
un dolore che è una giste, cioè sei ingistato, cioè non si può tirare fuori così. Non dice sepolto nell'infanzia, uno scrittore più banale avrebbe detto nascosto, sepolto. Lui dice incapsulato, ci vuole un bisturi, è ingistato. È una lettura, insomma, che lascia pensare, lascia riflettere. Ma ogni libro, sono più di 10 anni che faccio critica letteraria, che seleziono libri, che li recensisco. Ho capito una cosa dall'esperienza. Ogni libro tiene un segreto, tiene una sorta di cellula madre, un grumo di significati che poi si espandono e danno luogo a tutta la produzione. Io l'ho cercato nei libri di Marone e c'è in una dedica exergo che l'autore fa nel libro La tentazione di essere felici alle anime fragili che amano senza amarsi. Ecco il segreto della sua produzione. I personaggi di Marone sono anime fragili, anime inquiete, che nascondono la loro capacità di amare dietro un apparente cinismo, mentre in realtà sono anime fragili, anime che soffrono, ma hanno un dramma, che non amano se stesse, masticano sensi di colpa. E tutti noi forse ci portiamo qualche senso di colpa, forse non tanto per le azioni compiute, quanto ancora di più per le omissioni, per quello che non abbiamo fatto, per quello che avremmo potuto fare meglio. E quindi, ecco, queste, diciamo, sono le prime impressioni, ma devo dire che sono anche persone, personaggi di Marone, che sanno affrontare il dolore, lo sanno guardare negli occhi. Del resto, dice McIlvan, ignora il dolore e la tua vita risulterà impoverita. Queste le prime impressioni. Guardiamo adesso più da vicino tutta la produzione letteraria di Marone per cercare i punti di forza e le interconnessioni. Uno dei concetti più affascinanti della letteratura è il concetto di città letteraria, città che si identificano completamente con un autore, città misteriose che sembrano nascondere il mistero del mondo. Così Lisbona è Pessoa, Vienna è Schnitzler, Dublino è Joyce e così via. Napoli è una città letteraria, ma è una città troppo complessa, polifonica, polimorfa, contraddittoria, per identificarsi con un solo autore. Ora, a parte quelli classici, Serao, Ortese, Rea, è più difficile fare un riferimento agli autori contemporanei. Ebbene, Napoli è anche Lorenzo Marone. Non è Napoli nei suoi libri un panorama di sfondo, un piacevole panorama da cartolina, così descritto abbastanza bene. No, Napoli è una città antropomorfizzata, che ha un corpo, un'anima, che ha un cuore, che ha dei sentimenti. E per descriverla, l'autore, certo lo fa attraverso i suoi personaggi, si serve di una vera e propria sinestesia, cioè di una sintesi di sensazioni, e usa l'udito, l'olfatto, il tatto, la vista. Ecco Napoli descritta attraverso il phonos, un suono che cambia da strada a strada, da luogo a luogo, come la pioggia di D'Annunzio, la pioggia nel Pineto, che dà una musicalità diversa a seconda della vegetazione su cui cade. Così, a Chiaia il rumore è morbido, è soffice. A Posillipo è silenzio, perché la bellezza è silenzio. E poi il centro storico, qui i decibel aumentano, il rumore delle posate che viene dalle trattorie, i ragazzi che escono da scuola, il vocio che diventa schiamazzo. E poi non poteva mancare la canzone di un neomelodico che viene fuori dallo stereo di una macchina di passaggio. Ecco, Napoli attraverso il suono, Napoli attraverso l'olfatto, l'odore dei cornetti,
l'odore delle graffe, il sentore di fritto che preannuncia l'arrivo dell'estate. E poi la vista, nisida, ischia, procida, dice l'autore, si truccano per la sera accendendosi di luci. Ecco, anche loro sono antropomorfizzate. E poi c'è un'espressione, ma ce ne sono tante. Il sole gozzovigliava lungo la strada. Il sole che è quasi uno scugnizzo, che perde tempo, che si insinua nelle stradine strette, che anche lui è antropomorfizzato, cioè è tutta una città viva, fatta di corpo, di anima. Ma poi c'è una descrizione, un piccolo frammento, ve lo voglio raccontare, perché qui il paesaggio fisico e quello dell'anima si mescolano e diventano paesaggio simbolico. C'è un ragazzo, si chiama Mimì, è il personaggio di un ragazzo normale. Mimì ama Viola ed è anche preso da grande ammirazione nei confronti di Giancarlo Siani, il giovane giornalista ucciso dalla camorra. Ne parleremo dopo. Mimì è sull'alto di una terrazza e guarda il panorama, vede i palazzi, i tetti. È una folla di antenne televisive che si stagliano contro il cielo del tramonto. E Mimì pensa, sono come noi, ecco il paesaggio che diventa simbolico. Sono come noi, alcune sono forti, sono lucide, sono robuste e si stagliano contro il cielo del tramonto, altri invece sono curve, sono piegate, sono spezzate, ecco come noi, come gli esseri umani che avvertiamo la fatica del tempo e l'ingiuria del tempo che passa. Come è evidente, insomma, il paesaggio fisico diventa paesaggio simbolico e Napoli è uno stato d'animo, Napoli è di più, è un luogo dell'anima. Un altro punto di forza dei libri di Marone sono i rapporti affettivi, i rapporti tra genitori e figli, i rapporti dinamiche all'interno della famiglia, il rapporto con se stessi, con la propria infanzia e i rapporti d'amore. I rapporti tra genitori e figli, sempre difficili, complessi, tutta la letteratura, dalla grande drammaturgia classica ai grandi russi, a Turgenev, padri e figli, cioè hanno sempre la letteratura ha messo in evidenza questa complessità, complessità che noi viviamo ogni giorno, ma una complessità vista sia dalla parte dei figli che dei genitori. E sì, ci vuole fortuna ad avere un padre giusto, e sì, però un genitore non deve aiutare un figlio a realizzare i propri progetti, ma a inseguire le proprie passioni. E qui c'è anche una componente evidentemente psicoanalitica e personale. E anche dalla parte dei genitori sono difficili. Comunque fai, sbagli sempre. Qualunque cosa tu faccia per tuo figlio, finisci sempre con lo sbagliare. Poi ci sono le dinamiche familiari, la famiglia che può essere un guscio vuoto, ma può essere anche un grembo protettivo, affettivo, i rapporti con la propria infanzia. Mi ha sempre colpito, forse per la mia attività professionale, e mi sembra un'espressione persino psicopedagogica. La Montessori diceva il bambino è padre dell'uomo. E sì, è proprio così, quindi questo mucchietto di dolore incapsulato, sottolineo con un evidenziatore immaginario quell'incapsulato che è un poema, è molto molto significativo. E poi i rapporti d'amore, l'amore che genera ferite, ma anche qui prenderei l'evidenziatore. C'è un'espressione che dice, è sempre l'autore che parla per bocca dei suoi personaggi, dice: in realtà l'amore non deve resistere al tempo che passa, deve resistere alle ferite. Però è evidente che l'amore è anche protezione. È protezione, sì. E c'è un'espressione di Mimì, il ragazzo che abbiamo lasciato sulla terrazza, il quale dice alla sua amata Viola, dice: l'unico scopo, se fossi un supereroe, l'unico scopo della mia vita sarebbe quello di proteggerti. E colpisce che l'autore usi la stessa espressione per la dedica alla moglie Flavia.
Questo significa che tra i personaggi e l'autore c'è un processo osmotico di identificazione profonda e completa. Appare subito evidente, appare chiaro, come quella di Marone non sia un puro narrare. Tra la narrazione e le riflessioni, quelle che io ho definito note a margine dell'esistenza, ecco, c'è tutta l'interiorità dell'autore. Ma parliamoci chiaro, un libro può essere piacevole, può essere gradevole, si può leggere anche fino all'ultima pagina, ma se l'autore non ha, i tedeschi direbbero una Weltschauung, una visione del mondo, se l'autore non crea una Stimmung, uno stato d'animo, se non ti strattona, non ti interroga, non ti lascia un segno, sono storie gradevoli finché vuoi, ma lasciano il tempo che trovano. Mentre negli scritti di Lorenzo Marone vengono fuori tutte queste note a margine dell'esistenza, la vita, questa vita che passa, silenziosa, acquattata alle nostre spalle, che se ne va senza che noi ce ne accorgiamo. E così anche la felicità è silenziosa, ma quando siamo felici? Forse siamo felici quando siamo distratti, quando non ce ne accorgiamo. Ci accorgiamo sempre dopo che c'è stato un momento in cui eravamo felici e non riusciamo a vederlo. E poi c'è una nota leopardiana quando uno dei personaggi, Cesare Annunziata, di notte nel corridoio dell'ospedale pensa all'intelligenza. Fa un'osservazione profonda. L'intelligenza, alla lettera, leggere dentro, indus lego, legge, sì, è una grande arma, ma è anche un'arma di infelicità, un'arma di dolore, perché ti fa vedere pure quello che casomai non avresti voluto vedere. Ecco, l'intelligenza come dramma e poi la vita come una pioggerellina monotona che passa, che fa, che non è che sia sconvolgente. E allora ecco un piccolo frammento. C'è una ragazza che si chiama Luce, Luce di nome, di notte di cognome, un ossimoro fantastico. Luce è nello studio dell'avvocato, l'avvocatura è guardato con la lente di ingrandimento. È molto bello vedere insomma, questo pensiero sotterraneo dell'autore, questo me l'ha reso anche molto simpatico. Luce guarda fuori dalla finestra, Napoli è sotto la pioggia, ma non è una tempesta, non è un temporale, è una pioggerellina monotona che produce una malinconia senza fine. Si gira verso l'avvocato e dice, avvocato, schizzicheia. E l'avvocato dice, schizzicheia pure per me. Non è che mi è successo niente, però non sono felice. E poi aggiunge, e poi io la sera torno a casa e trovo mia moglie che è depressa e che è pure brutta, anzi è brutta assai. Ecco, quindi anche c'è questa filosofia di vita. In tutto questo ecosistema di pensieri, di sentimenti, di stati d'animo, c'è spazio anche per gli ideali. Mimì, il ragazzo che abbiamo conosciuto, tiene una grande ammirazione per questo giovane giornalista. Pensa che questo giornalista sia dotato di superpoteri, sia un supereroe che combatte il male, e chissà con quali armi. Secondo me questo libro è anche un libro di formazione, è utilissimo per un ragazzo. E Mimì è preso da questa ammirazione e Giancarlo Siani dice, guarda, io non sono un supereroe, sono un ragazzo normale, ecco il titolo del libro. E io il male, sappi che il male lo producono gli uomini e sono gli uomini stessi che lo devono combattere. E io lo combatto con armi molto semplici, con una macchina da scrivere, e cioè con la parola. Ecco la forza della parola, la forza pervasiva, persuasiva, la parola che realizza, che concretizza, che distrugge. È proprio vero, come ha detto in una bella relazione una persona a me cara in questi giorni, in principio era il verbo, e il verbo era il logos, e il logos era pensiero, e il pensiero è parola. Quindi Mimì scopre l'importanza, la grandezza della parola,
E lo scopre attraverso la lettura e attraverso quindi la scrittura, diciamo la cultura. E voglio chiudere con soltanto un'ultima riflessione sullo stile. Mi viene in mente un pensiero di Nabokov che diceva: lo stile è tutto, perché lo stile è un diapason che accorda gli strumenti. È una definizione bellissima, un diapason che accorda gli strumenti. Lo stile di Marone non ha fine a se stesso, è uno stile che è finalizzato alle storie che racconta. Quindi lui predilige, come è evidente, la grammatica del parlato. Però devo dire che è una grammatica del parlato senza sciatterie, senza gergalità, con un'ottima struttura morfosintattica e con un ottimo tessuto linguistico. Quindi la grammatica del parlato solo nel senso che si vuole comunicare immediatamente col lettore, ma comunicare prima col suo cuore e poi con la sua mente. Ecco, c'è questo feeling, questo modo di comunicare immediato. Del resto, gli autori non usano il linguaggio e le parole allo stesso modo. Ci sono alcuni che le costruiscono anche bene, le costruiscono a tavolino, se le strappano dalla mente, dal cervello, dalla cultura. Bene. Ce ne sono altri che se le strappano dalle viscere, se le strappano dal cuore. Uno scrittore banale non avrebbe mai usato quell'espressione incapsulato. Cioè, mi ha colpito molto perché c'è una profondità, un'interiorità nell'uso della parola. Ci sono parole comuni, banali, che se usate in modo particolare danno questo risultato. Dolce e chiara la notte senza vento. Ma sono parole banalissime, notte, chiara, dolce. E invece il verso di Leopardi è un verso di una musicalità veramente e di una significazione veramente straordinaria. Ma devo dire che nello stile di Marone si nota in trasparenza la sua persona, i suoi sentimenti, ma soprattutto si nota la forza di questo giovane uomo che a un certo punto della sua vita fa una scelta complicata, difficile, sceglie, come detto nel suo libro, di inseguire le sue passioni, i suoi sogni, piuttosto che i suoi progetti. E bene ha fatto. Perché Lorenzo Marone non è un avvocato che scrive, è uno scrittore. Punto e basta. Uno scrittore nel senso pieno del termine, che ci fa dono della sua scrittura. È una scrittura ben fatta, dice Pietro Citati, che è stato il mio grande maestro. Una scrittura ben fatta mette ordine nel mondo, trascina il lettore sui bordi dell'io per guardare nello strapiombo oscuro, buio della nostra anima. Certo, questa è una visione, una concezione della letteratura quasi ascetica, totalizzante. Ma noi alla letteratura non affidiamo il compito di farci passare un po' di tempo. Alla letteratura noi affidiamo la nostra vita, affidiamo il compito di spiegarci il perché del nostro esistere e del nostro consistere. Alla letteratura affidiamo il compito di spiegarci la vita in tutta la sua atroce bellezza. Che belle parole, che belle parole, bellissime. Grazie. Ma poi tutto a memoria, tutto a memoria. Come si fa? Tutto a memoria. Complimenti. Ma è così.
No, dico, è così come ho detto, ti sei visto. Beh, è chiaro che il mio imbarazzo è cresciuto, quindi mi riprendo pure io da questa cosa. Devo dire che nelle piccole note che avevo preso, diciamo, si vede certe volte veramente quello che diceva mia madre, che mo dopo tutta questa cosa posso finalmente dire mia madre, anche sempre con una punta di imbarazzo, che veramente la lettura è molto spesso una lettura emotiva, perché ci hanno colpito un po' le stesse cose, probabilmente, ovviamente da punti di vista diversi. Questa Napoli protagonista con tutte le sue contraddizioni e quindi questo grande amore per la città che traspare, che appunto non è una cornice, non è un panorama di sfondo, ma diventa protagonista dei libri di Lorenzo, e soprattutto la grande empatia dei personaggi, di questi personaggi, anche a me aveva colpito proprio Luce di Magari domani resto. Ma ecco, noi abbiamo pensato di concludere questo nostro incontro di stasera e quindi di non sovrapporre il ruolo di mia madre, diciamo, con quello della mia cara amica Giuditta Casale, di fare una cosa più simpatica e quindi di, anche più dinamica, di concludere con una chiacchierata tra Giuditta e Lorenzo. Giuditta, consentitemi di spendere qualche parola anche per Giuditta Casale. Giuditta Casale è un'insegnante ed è un'insegnante che, come lo dico stasera perché proprio mi sento in vena di complimenti, come anche mia madre mi sarebbe piaciuto avere come insegnante alle scuole superiori, perché sono di quelle persone che riescono veramente a contagiarti con l'amore per la lettura. Ci sono alcune cose che è proprio vero che nascono per contagio. Una di queste è l'amore e la passione per la lettura. Qui mi viene ancora di nuovo in mente Daniel Pennac, che diceva che leggere, il verbo leggere non sopporta, è uno di quei verbi che non sopporta l'imperativo. Non si può dire leggi, così come non si può dire ama. Insomma, sarebbe una contraddizione in termini. E il tempo per leggere, come il tempo per amare in qualche modo, dilata il tempo della vita. Ecco, Giuditta è una giovane donna che ha dedicato all'insegnamento la sua vita, ma soprattutto dimostra attraverso il suo blog, che vi consiglio di leggere, anche una grande competenza, un grandissimo amore, una grande passione per la letteratura. E io credo che in questi tempi così difficili, anche così duri per la lettura, per la cultura, tant'è vero che quando Francesco Laveglia ci ha donato questi suoi libri, si chiedeva in una lettera molto bella che ha accompagnato questo suo dono, se oggi hanno ancora senso i libri cartacei, le biblioteche. Ecco, io credo che la passione che persone così, anche come Giuditta, dimostrano, mettono nel proprio lavoro e mettono a disposizione dei ragazzi, delle giovani generazioni, sia quanto di più bello ci sia, appunto perché creano quel contagio dal quale nasce l'amore. Quindi a loro, a Giuditta e al nostro Lorenzo, che ringrazio ancora una volta per questo bellissimo regalo che ci ha fatto venendo qui stasera, lascio le conclusioni di questo nostro incontro. Grazie. Buonasera, grazie ad Angela. Non mi potevo sovrapporre con la direttrice perché no, è stato qualcosa di straordinario. E il mio compito è comunque difficile. Ma è stato registrato, sì, questo l'intervento, sì, ci abbiamo tutto. Anche se no. Però sono molto felice di essere qui, io sono nata a Teggiano e sono lontana, senza esserlo poi veramente, dal mio paese dal 93. Ogni volta che ci torno mi sento più giovane, mi sembra di averti lasciato 2 giorni fa nei corridoi del liceo. E sono contentissima di essere qua a casa Marone con Lorenzo Marone, che ho incontrato all'epoca del suo esordio, La tentazione di essere felici, e poi di lì è venuto fuori che avevamo Teggiano anche come diciamo legame tra di noi. E da allora, un po' come è successo a voi, ho
continuato a seguirlo sempre con molta gratitudine, perché adesso è difficile dare dei giudizi su Lorenzo dopo la direttrice, però a me quello che lascia Lorenzo Marone è la gratitudine nei confronti di chi, in un momento in cui non si legge, nel Meridione si legge ancora poco, fa ancora meno, fa venire voglia di leggere, e lo fa però senza nessuna banalità, ma appunto lasciando qualcosa. E anch'io ho colto questo segnale di un ragazzo normale, come diceva la direttrice, va messo in mano ai ragazzi. Io l'ho messo in mano a mia figlia, che l'ha molto amato, e gliel'ho messo perché quando ho letto Un ragazzo normale sono tornata anch'io ragazza come Mimì, perché la cosa straordinaria di Lorenzo è che nelle sue pagine ci fa diventare come i suoi personaggi, e lui ha scelto di iniziare nella maniera più difficile, perché si è messo nei panni di un settantenne all'inizio, e diciamo, ha convinto e ha coinvolto tutti, e tutti però si sono chiesti: ma come fa? Poi non gli bastava. Io, dopo che ho letto questo esordio, ho cominciato a dire: il ragazzo si è un po' inguaiato, perché con un personaggio così forte come Cesare Annunziata, come andrà avanti? E poi invece ci ha riempito di tenerezza, perché forse l'aggettivo tenerezza spetterebbe più a Harry che non a Cesare, nonostante il film ha scelto poi di intitolarsi così, perché Harry, che è un tuo coetaneo, toglie la corazza di cinismo che lui... Quella del dolore incapsulato. Ed è così, no? Però toglie questo cinismo che ha Cesare per offrirsi, diciamo, con un io molto, molto tenero, molto empatico ai lettori. E qui pensavamo che lui avesse esaurito, per quanto riguarda i personaggi, la gamma di sorprese da riservare a un lettore che inizia ad essere un lettore di fiducia, no? Che lo segue. Invece no, perché poi arriva Luce, e Luce è un personaggio femminile, ma non solo femminile, è un personaggio forte, che forse tra i tuoi personaggi è quello che più si mette testa a testa con Cesare Annunziata, perché è una donna giovane che prende di petto la vita, che non si lascia bloccare né dalle convenzioni né dai compromessi. E dopo Luce davvero ho detto: qui Lorenzo non può più superarsi. E invece sono pronta poi a rimangiarmi tutto al prossimo romanzo con Mimì. A mio avviso, gliel'ho già detto, Lorenzo ha superato se stesso. Un po' perché Mimì è mio coetaneo, perché ha più o meno la mia età, è l'età anche di Lorenzo Marone, e quindi mi ha riportato in quegli anni in cui i sogni sembrano realizzabili. E Mimì è un ragazzo che comincia a sognare nonostante l'ambiente in cui vive non sia il palcoscenico ideale per i suoi ideali, no? Per l'amore, per la cultura. E c'è una cosa bella che si riaggancia anche a quello che diceva Angela facendo il complimento alla mamma. Anch'io sono una lettrice, perché ho avuto una mamma lettrice che mi ha accompagnato e che mi ha iniziato a leggere storie da prima ancora che parlassi. Mimì anche legge, grazie alla mamma, ma la mamma... Mimì non ha la fortuna che abbiamo avuto io ed Angela di avere delle mamme che amano la lettura. La mamma di Mimì non legge. E questa è, diciamo, ed è questo l'eroismo di Mimì: venir fuori in un contesto che non gli è proprio, e che un po' la stessa mamma lo guarda un po' come un extraterrestre. E la prima domanda che ti rivolgo è proprio questa, no? Un po' un excursus dei tuoi personaggi, che
non è solo andare al ritroso, no? Dal settantenne arrivare al ragazzino di 10 anni, ma è, mi sembra, un po' un ballo che tu stai facendo con i tuoi personaggi. Cesare forse non ti somiglia per niente, e forse non ti somiglia neanche tanto Luce, e invece Harry e Mimì forse ti appartengono un po' di più. In ogni caso tu riesci a convincere il lettore, però c'è un po' questa sfida narrativa dei personaggi, più vicini, più lontani. Sì, bella domanda. Innanzitutto buonasera, anche se ormai siamo da parecchio qui. Però grazie a tutti per essere qui in una giornata 20 luglio, insomma, grazie all'amministrazione, al sindaco, al vice sindaco, a chi mi ha voluto qui. Grazie a Gerardo, che è un amico da sempre, a Giuditta, perché tra l'altro non è detto che ci siamo conosciuti, lei è stata la prima che ha giudicato un mio racconto. Io partecipai a questo piccolo concorso per racconti, ancora scrivo racconti, e vinsi sto premio, è un racconto bellissimo, tra l'altro molto attuale. E lei fu lei a premiarmi, insomma, a scrivere la critica sul premio, e lì ci conoscemmo a Barile. E poi è continuata questa splendida amicizia, e poi sono grazie mille per le parole, tra l'altro mi sono ritrovato in tutto, ecco, insomma, nella mi ha scavato un po' dentro questa analisi, quindi grazie mille, sono onorato. Mi sono scordata, sì, la sì, no, in realtà anche quelli che sembrano assomigliarmi di meno, quindi Cesare e Luce hanno, come normale che sia, insomma, una parte di me. Cesare è un po' quello che sarei potuto diventare, insomma, è un uomo che a 77 anni decide di prendere in mano la sua vita, di guardarsi dentro, che trova il coraggio di fare, di cambiare, di tendere la mano. Lui è uno che ha difficoltà a tendere la mano, e quindi è un po' quello, insomma, è un romanzo che molti hanno definito di formazione, di sulla violenza sulle donne. In realtà è un romanzo sul cambiamento, sulla nostra capacità di cambiare, di essere in contatto con noi stessi per essere ciò che siamo. Sembrerà banale, però insomma è un po' il romanzo, è quello, ed è molto vicino a me, perché rappresenta appunto, come dicevamo prima, un mio cruccio, insomma, il mio essere, trovarmi in una vita che non mi soddisfava fino in fondo, insomma, quindi il mio, dico sempre, scalciare per cercare di trovare la mia strada. E Cesare è stato un po' il confrontarmi con questo tema, che poi in realtà è il tema delle scelte, della scelta. La scelta è una cosa che mi logora tanto, che per me è molto difficile scegliere, e il tema della scelta è sempre presente in tutti e quattro i romanzi. Quello dei rimpianti, dei bilanci. Il secondo, Harry, la tristezza del suo leggero, è sicuramente quello più autobiografico, perché è un quarantenne irrisolto che fatica, tutti i miei personaggi, persone, faticano a vivere, lo abbiamo detto. Però sì, insomma, anche per l'età, è un quarantenne, si trova, parliamo di una famiglia allargata, eccetera, è sicuramente quello che più rispecchia il mio trascorso. E Luce, ma Luce è arrivata perché in realtà mi piace sempre cambiare, mi piace vestire panni sempre diversi, insomma, avere sguardi diversi. Molti già dal primo Tentazione di essere felici mi chiesero subito il sequel, insomma, il seguito di Cesare, ancora oggi me lo chiedono, ancora oggi di Luce mi chiedono. Però in realtà credo di avere una buona fantasia, e vorrei continuare a utilizzarla per raccontare altri mondi, nuovi mondi, sempre con sguardi diversi. Quindi Luce è nata un po' per questo, perché mi andava di, dopo aver parlato di un 77enne, di un quarantenne, di affrontare invece lo sguardo di una ragazza, che è però appunto una ragazza particolare, con una grande tenacia, con una grande forza interiore, con una grande spinta interiore. Poi anche lì c'è tutto un discorso su Napoli, lei rappresenta un po' quella Napoli che resiste nonostante tutto,
E quindi doveva essere un personaggio che capace di sgomitare, di non farsi calpestare i piedi, di vivere nella legalità appunto nonostante tutto. E poi sempre andando a sto regredendo, è arrivato Mimì, questo ragazzino, perché sono sì personaggi diversi, ma sono tutti personaggi che, come ho detto, hanno comunque una, generalmente una visuale sul... si guardano, insomma, guardano il proprio trascorso, il vissuto, cioè sono tutti persone con un vissuto difficile, difficoltoso, che si barcamenano, insomma, si guardano le spalle, insomma, guardano al proprio vissuto. Invece volevo uno sguardo nuovo da questo punto di vista, volevo un personaggio che guardasse più avanti che dietro. E quindi ho detto, perché non un ragazzino, un adolescente, anche perché poi l'adolescenza era forse l'unica fase della quale non avevo ancora parlato, la fase più importante, quella che ti permette come possiamo dire, fiorire, se vogliamo usare un termine che usa Mimì facendo riferimento all'agave, di espandere, di esplodere, è l'epoca dell'espansione, quindi volevo affrontare questo. Questo romanzo poi mi ha permesso, ovviamente, anche però tramite Mimì, di parlare di me, quindi siamo sempre lì, insomma, lo sguardo di Mimì è abbastanza diverso da me. Io non ero così nerd, però insomma, lo sguardo è il mio, i libri che ama sono i miei, i fumetti, quel modo di vivere, non è il mio, è il nostro, quel modo di vivere gli anni 80 sotto il palazzo, giocare a calcio tutto il giorno, insomma. Quindi tramite Mimì ho descritto poi la mia adolescenza, quel ragazzino che grazie alla curiosità e alla lettura è riuscito a fare della vita ciò che voleva, anche grazie alla fortuna, ovviamente. E Mimì però ti dà anche l'occasione di parlare di Giancarlo Siani. La prima volta che abbiamo parlato con Lorenzo di questo romanzo, lui ha detto una cosa molto bella sulla presenza di Siani nel romanzo. Non è un romanzo su Giancarlo Siani, ma è un romanzo con Giancarlo Siani, che viene visto appunto come un ragazzo normale. Lui non è un eroe, ma tu non lo presenti come eroe. E questo rende la sua scelta di campo e anche la sua tragica morte ancora più pregna di responsabilità nei confronti di chi come Mimì poi dovrà proseguire. Cioè, la cosa che mi ha colpito, forse adesso più come madre che non come coetanea negli anni Ottanta di Mimì, è la staffetta tra Siani e un ragazzino di 10 anni. Cioè, Siani sta lì a dire a Mimì: è la gente normale che può cambiare le cose. È un po' però questo tema dell'eroismo sboccia in un ragazzo normale, però un po' ti accompagna sempre, forse proprio, no, nell'incapacità dei tuoi personaggi di vivere, un po' loro mostrano il loro eroismo. Ripenso ancora a Luce, no? La resilienza di Luce. Sì, sì, è così. Sono sempre personaggi che appunto si trovano a dover affrontare comunque delle... Sono persone comuni che affrontano... Che è successo? Io pensavo... No, figo. Persone comuni che affrontano problemi comuni. Ho detto, non è che è il mio, no. Non ti preoccupare, figurati. Sono sempre persone appunto comuni che affrontano problemi comuni, la descrizione di piccoli mondi, possiamo definirli così, anche qui, anche un ragazzo normale, alla fine sono due strade sotto il palazzo dove abitava, perché Mimì è il figlio del portiere dello stabile nel quale abitava Giancarlo Siani. 30 mattonelle. Sì, e lui parla di queste 30 mattonelle che sono appunto lo spazio, la casupola del portiere, della portineria nel quale il padre inerme passa la sua esistenza. Sono temi abbastanza ricorrenti, l'essere eroi quotidiani, quindi cercare di affrontare e superare le difficoltà della vita, di parare le mazzate, se possiamo dire così,
tramite la nostra, il nostro essere stabili, quindi il nostro essere, come ho detto prima, in contatto con noi stessi, cercando un equilibrio interiore. E qui mi andava di parlare di eroi normali, perché i ragazzi normali qui sono due, appunto. Io non volevo parlare del Gianziani giornalista, perché non avrei aggiunto altro. Volevo parlare del ragazzo, dei suoi 25 anni, del suo grande amore per la vita, per il suo grande amore per il lavoro, per le parole. È un omaggio, appunto, a un ragazzo normale che, però, grazie al suo bagaglio interiore, possiamo definirlo così, ha compiuto però scelte e gesti da eroe. E sono un po', sì, il Mimì e il Siani adulto e viceversa, nel senso che hanno quello stesso sguardo, quello stesso approccio con fronte alla vita, la voglia di l'amore per la curiosità, per il sapere, per i libri, per la cultura, come unico strumento per evolversi, per cercare appunto di poi compiere atti eroici nel corso dell'esistenza. Ed è un po' questo, è un omaggio quindi alla vita di Giancarlo Siani, al suo essere stato un ragazzo, seppur di 25 anni, ma un ragazzo curioso, un ragazzo che credeva, insomma, nel valore delle parole, della verità. Mimì è lo stesso, Mimì è un ragazzino che diventerà un Giancarlo Siani, è un ragazzino che grazie a questa sua grande curiosità, a questo suo grande amore per la cultura, per l'arte, per la bellezza, potrà poi compiere un domani scelte anche coraggiose. Quello è quello un po' il messaggio. Perciò mi piacerebbe il gesto dei ragazzi, perché è un po' lì la cosa. Non esistono eroi, sono altrimenti poi gli eroi sono sempre gli altri. Gli eroi siamo noi, quelli che abbiamo il compito di far fiorire, come ho detto prima, perché Mimì a un certo punto è in contrasto con questo suo padre, che appunto resta inerme, si lascia sopravvivere, non prende mai scelte. In uno dei tanti scontri, chiacchierate, si trovano su un terrazzo a innaffiare delle piante, e Mimì dice: ma come fai a essere sempre così, ad accettare sempre tutto? E fa l'esempio dell'agave, dice: l'agave impiega 50 anni per fiorire, subito dopo, per il grande sforzo, muore. Dice: forse dovremmo fare anche noi così, cioè dovremmo cercare di impiegare il nostro piccolo passaggio terreno per arricchirci, per espanderci, per fiorire, anche se c'è il rischio di pagarne le conseguenze. È un po' questo l'invito, cercare di arrivare a questo, a fiorire, arricchirsi, come? Con l'unico strumento a nostra disposizione, che è la cultura, insomma, i libri, le storie, l'arte in generale. E quindi anche qui, insomma, sono due ragazzi normali che sono legati da questo filo. E c'è anche un altro tema ricorrente, la famiglia. Sempre. Sempre. La famiglia che... Torniamo sempre là. Sì, ma è sempre diversa. È sempre diversa. No? Perché in ogni romanzo c'è un tipo di famiglia e delle relazioni particolari che... Allora, io farei così, se sei d'accordo. Dopo rispondi, però, visto che la direttrice ha già sviscerato tutto del tuo stile, io lo farei sentire, perché adesso sì, si può fare solo quello. Io avrei scelto, perché Lorenzo potenza, riesce ad arrivare anche con la sua ironia, che non è mai aggressiva, non è mai mordace, ma è sempre al tocco, leggero e malinconico di Massimo Troisi. E quindi, come quando, no, si guardano i film di Massimo Troisi, si piange e si ride nella stessa scena, così capita anche nei libri di Lorenzo Marone. Lì dove scappa il sorriso, in realtà poi ti fermi e c'è un grumo, un dolore incapsulato di cui tu stai parlando. No, tra l'altro poi questo è l'unico dei quattro quale c'è una famiglia normale, fra virgolette. Ci sono due nonni, due genitori, due figli, le altre sono sempre famiglie un po' strampalate, un po' allargate, un po' così. Ho perso il segno. Abbiamo già parlato, mentre Lorenzo, della stranezza di Mimì.
è tra le tante cose strane che Mimì fa, oltre ad esperimenti di telepatia in cui vuole coinvolgere anche Giancarlo Siani, c'è questa che ho chiesto a Lorenzo. Lui è uno strambo, tra l'altro appunto a 12 anni ripete a memoria una trentina di classici per ragazzi, fa collezioni strane, amante fa esperimenti strani, amante dei documentari, insomma. Poi tra l'altro figlio, una famiglia comunque umile, il padre non ha mai letto un libro, quindi poi si trova assolutamente alla necessità di trovare un punto di riferimento che sia oltre, che sia al di là della famiglia. Proprio per questo poi lo trova in Giancarlo, che con le parole e con la sua Batmobile, con la Meari strana con la quale andava in giro, combatte il male. E fra le tante collezioni strane che fa, c'è questa per i necrologi, che Giuditta mi vuole far leggere. Cioè sì, fra le tante stranezze della mia adolescenza, come detto, c'era anche quella di accumulare messaggi di morte. In realtà il motivo della raccolta non aveva nulla di macabro, anche se all'inizio i miei si preoccuparono parecchio. Fu la nonna ad accorgersene. «Ma che devi fare con sti cosi?» chiese allibita. «Le colleziono», fu la mia pacata risposta. Lei strabuzzò gli occhi e ribatté. «Oh Gesù mio, tu sei pazzo, ma come collezioni i defunti?» «Questo è un peccato assai grave!» La sera fu chiamato a spiegarmi dinanzi all'intera famiglia schierata. «Si può sapere che vai facendo, Mimì? Fossi asciuto pazzo?» chiese papà. «Cosa te lo fa pensare?» domandai innocentemente. «Tua nonna ci ha detto che sotto il letto c'hai gli annunci delle persone morte!» «Perché, Mimì?» intervenne mamma. «Perché fai così?» «Spiegati, ora!» ribadì papà con lo sguardo severo che riservava solo nei casi estremi. Nulla, mi discolpai. Quando trovo un manifesto che mi piace, lo scollo dal muro con una spugnetta e una spatola. Ultimamente mi aiuta anche Sasà. Papà sbuffò, come sempre accadeva quando trovavo il modo per non rispondere alle sue domande. «Ma che te ne fai?» chiese invece mia madre sull'orlo del pianto. «È un disadattato, ma questo da grande diventa un serial killer», commentò Bea senza guardarci, con un piede appoggiato al bracciolo della poltrona del nonno, intenta a smaltarsi le unghie. «Statta zitto tu», urlò papà, sempre più nero in volto. «Ti attraggono i morti?» domandò mamma con tono più morbido. «Non provo alcuna attrazione morbosa verso i defunti e i cimiteri. Credo che i morti siano solo morti e il paradiso non esista. Mi piacciono semplicemente i soprannomi che avevano in vita queste persone. Li trovo istruttivi, perché i dialetti e i detti popolari ci aiutano a comprendere meglio la nostra storia e il nostro passato». I miei si guardarono straniti e papà si portò una mano al volto. «Ve l'ho detto che è pazzo!» incalzò Beatrice. Mi alzai e corsi in camera da letto, dalla quale tornai con gli annunci ben ripiegati sotto il braccio. Ne aprii uno e lo mostrai alla platea. «Mimì», intervenne il nonno, fino ad allora rimasto in silenzio, «chiudo che la cosa, che porta male», e sollevò l'indice e il mignolo per eseguire il segno delle corna. «Genna!» stavolta toccò alla nonna a infuriarsi. «Non fare quel gesto in casa, che il Signore si stizza!» E tirò fuori dalla manica del maglione la catenina per il rosario, che spesso recitava sottovoce con una nenia che in famiglia eravamo ormai abituati ad ascoltare. Presentai gli annunci uno dopo l'altro con un sorriso compiaciuto. I morti avevano i soprannomi più assurdi. Antonio detto Mustafa, Pasquale detto Hitler, Salvatore detto Capevacca, e poi ancora Ucinesa, Zitella, Marlon Brandon e via così. Marlon Brandon e via così. Bea fu la prima a scoppiare a ridere, e la cosa mi lasciò interdetto perché a me non facevano ridere per niente, e di certo non li collezionavo per scopi di pura larità, ma scientifici. Mentre il nonno cedette al terzo manifesto, a Paposch, ripeteva dalla sua poltrona mentre indicava l'ultimo nomignolo della serie. Il gesto fece da apripista perché anche papà si sentì in diritto di farsi contagiare dall'allegria generale e commentò: «L'altro giorno ho visto uno che si chiamava Ayat». Mamma fu l'ultima a mollare la presa e in breve tutti ridevano come matti, tutti tranne me, che assistevo alla scena mutolito, e la nonna, che li guardava come se fossero dei diavoli appena spuntati nella sua cucina. Appoggiata al lavello, con gli occhi di fuori e la mano al rosario, ripeteva senza sosta quest'unica frase: «Gesù, perdonali, non sanno quello che fanno». Grazie. Grazie, grazie. La famiglia. Sì, dicevo, poi tra l'altro questa è la prima volta in una famiglia normale. Ma più ne immaginiamo le altre. Sì, questo è un omaggio
alla famiglia, alla, che comunque nonostante tutto, nonostante se appunto sia una famiglia umile, non ci sono libri in casa, c'è però la, la collezione dei 15, vi ricordate i 15? C'è anche qua, ecco. Perché poi alla fine è un tuffo negli anni 80, sono tante cose degli anni 80, ci sono anche i 15 che il papà di Mimì compra a rate e che a un certo punto vuole restituire perché queste rate non finiscono più e la mamma dice no, noi possiamo restituire perché quei dorsi colorati vivacizzano un po' la stanza. Questa è un po' la, la, la famiglia di Mimì, però insomma è una famiglia che però alla fine è accoglienza, è pietra angolare, fondamenta, e tira su un ragazzo come Mimì, che sì, non lo comprende, però appunto lo accoglie, è il genio della, della famiglia. È un omaggio quindi alla, alla famiglia, è un omaggio a, ai nonni, che appunto, appunto di pietra angolare, a proposito di pietra angolare, per me sono stati pietra angolare, e poi è un omaggio a, a quegli anni, insomma, è un omaggio alla nostro, al nostro modo di crescere. A quel decennio che degli anni, insomma, quegli anni 80 che sono sì stati anni del disimpegno, che non, non hanno avuto la stessa valenza politica, storica, insomma, letteraria degli anni 70, ma che per me insomma, sono stati la nostra infanzia. Infatti qui sono, sono descritti con uno sguardo romantico, lo sguardo di un bambino. Sono stati per, è stato l'ultimo decennio di vera grande condivisione. Oggi si parla tanto di condivisione. Oggi che non esiste più, in realtà gli anni 80 sono stati l'ultimo decennio nel quale davvero si consumavano le giornate insieme. E quindi sono un omaggio a quel modo di vivere, un omaggio alla, a quella, a, alla famiglia, al, ai nonni, un omaggio all'amicizia. Mi sono divertito molto a parlare della famiglia di Mimì, anzi, siccome poi sono due storie parallele, c'è la storia di formazione di Mimì con la sua famiglia, di crescita, quindi di rapporti di Mimì con la sua famiglia, e poi la storia, il rapporto tra Mimì e Giancarlo. Siccome però mi divertiva molto parlare della famiglia di Mimì, mi sono accorto a un certo punto che le scene riguardanti la famiglia erano molte di più, e quindi ho dovuto anche cancellarle. Come dico sempre, avrei potuto scrivere tre libri sulla famiglia di Mimì, su questo nonno, tra l'altro tifoso sfegatato del Napoli, comunista sfegatato, c'è una scena, no, che passa al funerale di Berlinguer. E quindi insomma è stato un modo per descrivere anche in questo caso i miei ricordi. Io poi vorrei lasciare insomma spazio a qualche domanda. Ah, vorrei lasciare liberi, pensavo. Mi permetto, sono ospite come loro. No, volevo diciamo chiudere in questo modo. Angela diceva a un certo punto l'avvocato si scopre scrittore. In realtà l'immagine che io ho di te, anche per il fatto di averti incontrato ancora non scrittore così amato, nella tua gavetta, cioè tu invece un po' come Mimì ci hai sempre creduto di essere scrittore. Allora la mia domanda è: come diventa scrittore Lorenzo Marone? Perché tu sei uno di quei pochi casi in cui scoppi già con l'esordio, cioè gli altri hanno una storia un po' più lunga, no? C'è il primo esordio apprezzato dalla critica, poco conosciuto dal pubblico, tu no, tu esci con la tentazione, vieni amato immediatamente dal pubblico, vieni considerato dalla critica, super tradotto, cominci a scrivere sui giornali, vieni molto richiesto e da allora voli. Sì, Cesare mi ha cambiato la vita. Chissà che ne penserebbe. No, tra l'altro stavo ricordando che proprio in questo periodo, 4-5 anni fa, insomma, era 2014, Ferragosto, ero a Stromboli con papà e mi chiamò, all'epoca era Mauri, che è il patron di James, che è il gruppo che, tra le quali, che detiene insomma, anche Longanesi, Garzanti, Guanda, eccetera, che era rimasto entusiasta di Cesare. Lì incominciamo un po' a rendermi conto che sta succedendo, perché poi ne ho fatta tanta poi di gavetta, ho partecipato a tanti premi, come ben sai, in giro per l'Italia, questi racconti di anche situazioni grottesche.
Ci ho sempre creduto perché, perché era un po' la mia, il mio modo di salvarmi. Lo è ancora oggi, ma allora ancora di più, perché tramite la scrittura cercavo, come è stato detto, di trovare una via di fuga nel quotidiano e per il futuro. Seminavo, sì, per il futuro, sperando di poter un giorno, ma nel frattempo combattevo il presente, essendo io appunto un'anima abbastanza, così sarà capito, insomma, inquieta. E la scrittura per me è questo, è una forma terapeutica, insomma, è qualcosa che ancora oggi, dopo 4 romanzi, infatti è sempre l'editore, la mia gente che mi spingono ad andare più piano, invece no, io voglio pubblicare, non posso stare dietro. Già i tempi editoriali sono lunghissimi. Pensate che io adesso ho venduto il romanzo che uscirà fra un anno e più, quindi devo aspettare un anno. Nel frattempo scrivo, però. E quindi per me è stato un... ci credevo... ero anche un po' supportato dai risultati, insomma, che poi partecipavo... anche partecipare a questi premi, li vincevo, ho detto perché non cimentarmi con i romanzi. Poi feci un paio di romanzi con piccole case editrici e là sentì l'esigenza invece poi di cercare di arrivare a un grande editore. La difficoltà è stata più farmi trovare un agente, farmi leggere da un agente letterario, che sono quelle brave, importanti, sono pochi e comunque i tempi di lettura sono stratosferici. Impiegai 6 mesi per farmi leggere. Ed era appunto, stiamo parlando di Cesare, e lei dopo 3 giorni mi chiamò. E quindi da là è partito tutto. È stato sicuramente anche un po' di fortuna, il caso certe volte, però credo che alla fine, come ho detto prima, il successo, fra virgolette, di questi personaggi, di questi libri, sia dovuto anche al fatto che sono persone comuni, cioè ci si identifica facilmente forse, perché ci si ritrova. Ad affrontare, ci si ritrova in quei personaggi che affrontano problemi che affrontiamo ognuno di noi. Forse in Mimì è un po' più difficile identificarsi rispetto a Cesare, o insomma, perché parliamo di una relazione di 12 anni, però ci si identifica nel vissuto, insomma, nel rapporto familiare o comunque nella descrizione di quegli anni 80. Credo sia questo. E poi però c'è una cosa importante sullo stile, che ha già detto la signora D'Alto, e che è vero, cioè nel senso, io da lettore amo, cioè sono uno che cerca di badare al contenuto, insomma non mi piace quando la scrittura si fa muro, quando si fa barriera. Allora molto spesso si fa barriera, non permette la condivisione di emozioni tra chi scrive e chi legge. Per avere una scrittura alta, possiamo definirla barocca, non lo so come la vogliamo definire, che però possa riuscire ad arrivare al cuore dei lettori, deve essere veramente bravo, altrimenti rischi di sbattere contro un muro. Io da lettore, quindi poi da scrittore, preferisco le emozioni. La scrittura per me è uno strumento per arrivare a parlare del contenuto, per arrivare insomma, a parlare di emozioni, di individuo, di introspezione, quello che poi sono i miei temi. Mutolito sta cosa, che è successo? No. Ho detto qualcosa di sbagliato. No, stavo pensando che nei tuoi personaggi poi alla fine, ma non intendo solo i protagonisti, perché ci siamo soffermati sui protagonisti, il tempo tra l'altro è tiranno e sì, quindi tiriamo le fila, ma in realtà è l'umanità che è presente nelle pagine di Lorenzo e credo che questo poi fidelizzi i lettori, cioè i libri di Lorenzo Marone si leggono e si continuano a leggere uno dopo l'altro con piacere perché è l'umanità che li affolla, con la quale tu riesci ad entrare in dialogo con il lettore. Quindi per esempio Emma è un personaggio che rimane nel cuore come Cesare, o Sasà, l'amico di Mimì, è ugualmente caro poi al lettore. E poi quello che ti contraddistingue, al di là di Napoli, è anche la capacità di riflettere, di fare filosofia alla portata di tutti. Cioè i tuoi poi alla fine hanno tutti una base
di trattato filosofico sull'esistenza, che però tu riesci a rendere immediato e quindi riconoscibile per chi ti legge. Sì, mi diverto un po' a filosofeggiare, è una nostra, insomma, il nostro popolo fa questo, ci divertiamo, ci piace filosofeggiare, però credo che la chiave forse sia anche l'ironia, forse non abbiamo letto un tratto, un passaggio, cioè mi servo molto dell'ironia per, poi alla fine del mese sono commedie, si piange e si ride, come abbiamo detto, si parla di vita e cerco di affrontare anche tematiche importanti, anche profonde, però con l'ironia. Credo ci sia anche tanta speranza nei miei romanzi, se dovessi trovare una parola forse sarebbe quella, speranza. Qualcuno mi dice sei troppo ottimista, alcuni sono troppo finali, tutti bei finali, insomma, ma credo che in realtà ci sia tanta sofferenza nei romanzi, ci sia tante, c'è il dolore, c'è la morte, però affrontato con uno spirito, con uno spirito aperto, con ironia, con leggerezza, fra virgolette, e soprattutto con uno sguardo carico di speranza, altrimenti se no. Sì, grazie. Se no, almeno questo è il mio tentativo, insomma. E quindi forse anche questo. Nonostante qualcuno dica che è troppo ottimista. Va bene, basta, finito. Finisce così. Va bene, grazie a tutti, grazie tutti. Grazie a tutti. Vabbè, insomma, dopo questa serata straordinaria non mi resta che ringraziare tutti voi per aver partecipato e naturalmente ringraziare loro per anche il modo come sono riusciti poi a raccontare quattro libri, che non è semplice, insomma, e quindi come si fa a non comprare i libri? Quindi dopo che abbiamo ascoltato l'autore e anche la brillante relazione della direttrice D'Alto, di Giuditta Casale, di Angela D'Alto e naturalmente l'intervento di Gerardo, è chiaro che credo che possiamo esprimere tutta la soddisfazione per la serata, ringraziare di nuovo e sperare di poter riavere di nuovo a Palazzo Marone Lorenzo, magari, perché no, quando si presenterà il libro della direttrice Barbara D'Alto. Allora, posso? Vogliamo chiudere con l'elenco di Cesare Annunziata come saluto finale prima di andar via, così poi chi vuole. È che io mi diverto troppo a sentirlo leggere. Una volta faccio una presentazione dove tu leggi e io ti dico solo le pagine. No, è una pagina, dai, accorcio. Sì, queste sono le ultime pagine della Tentazione di essere felici. Ma non facciamo spoiler, per chi non vuole leggere. Cesare si trova in un momento, affronta la sua croce, come possiamo dire, chiude gli occhi, si trova in una corsia d'ospedale, non dico altro, chiude gli occhi e incomincia a elencare tutte le piccole e grandi cose che ha amato e che ama nella vita. E inizia così, questa è l'infermiera che dice: dottore, a voi piace ancora fare lo spiritoso? Sì, mi piace essere spiritoso, non prendere troppo sul serio la vita, mi piacciono le belle donne e le sizze grandi. Però mi piacciono anche tante altre cose, per esempio mi piace il profumo di cucinato che arriva da una finestra aperta, o la tenda che d'estate si scosta piano per far passare il vento, mi piacciono i cani che per ascoltarti inclinano la testa, o una casa appena imbiancata. Mi piacciono i barattoli di marmellata e la luce gialla dei lampioni, mi piace palpare la carne e il pesce crudi, mi piace il rumore di una bottiglia stappata, mi piace un vecchio gozzo scrostato, mi piacciono i luoghi familiari e l'odore delle lavanderie, mi piace la lenza di sughero e il macellaio che taglia la carne con movimenti regolari. Mi piace il rumore della ghiaia calpestata e le strade che si dipanano come torrenti fra i campi. Mi piace il Vesuvio che mi fa sentire a casa. Mi piace quando una donna ti dice ti amo con gli occhi. Mi piace il calcio la domenica pomeriggio, l'odore di una saponetta nuova, i vetri appannati nelle giornate fredde. Mi piace il silenzio delle sere d'estate, il cinguettio fuori dalla finestra. Mi piace l'odore di camino mentre passeggio fra i ciottoli di un paese in montagna.
non finiscono più. Mi piace l'odore delle vecchie salumerie, mi piace chi suona per strada, mi piace il colore dei pomodori e l'odore della crema sul corpo, vado veloce. Mi piacciono gli uccelli che si riparano sotto un cornicione e attendono che spiove. Mi piace la lumaca che si trascina energica verso un riparo. Mi piacciono le croci sui picchi delle montagne. Mi piace il bianco delle case di mare e i vecchi cortili con i panni stesi da asciugare. Mi piacciono le formiche che bevono da una goccia di rugiada, un campetto di periferia. Mi piacciono le strade che raggiungono il mare. Mi piace camminare scalzo d'estate. Mi piacciono i volti increspati dalla vita. Mi piace un uomo che lavora nei campi in lontananza. Mi piace chi ama un figlio non suo. Sono troppi. Cioè, tra l'altro continua, qua non è che sto facendo un elenco, continua anche la trama, però sto saltando ovviamente. Mi piacciono i ragazzi che si baciano su una panchina e le lenzuola stropicciate dopo notte d'amore. Mi piace immaginare il volto di una donna di spalle. Mi piace chi sa chiedere scusa, mi piace chi non ha ancora capito come raccapezzarsi su questa terra. Mi piace chi sa chiedere. Mi piace il sorriso dei miei figli. Mi piace chi sa amarsi. Non me ne vengono più in mente, forse l'anestesia è già entrata in circolo. Meglio dormire, l'elenco lo riprenderò più tardi. Ah no, un ultimo piace ce l'ho. Mi piace chi combatte ogni giorno per essere felice. Grazie.